Assessore, questa mattina in visita qui al lab vaccinale di Pescara Porta Nuova, dove ci sono le vaccinazioni dei più piccoli, insomma è importante, lo dicevate anche nei giorni scorsi, far vaccinare anche i bambini delle scuole. Sì, è importante far vaccinare i bambini, ma soprattutto dare delle risposte ai genitori che hanno dei dubbi, quindi chiarimenti da parte dei pediatri, e per far questo anche un'attenzione particolarmente abbiamo messo ai bambini che purtroppo risultano essere positivi. Abbiamo aperto in tutta la regione, attraverso l'ordinanza che ieri ha firmato il Presidente, proprio delle USCA pediatriche. Da poche ore l'Abruzzo è in zona arancione, assessore, lo rimarrà almeno fino alla fine di gennaio, insomma non cambia molto a livello generale, però c'è un po' di preoccupazione. Sì, purtroppo è stata definita dai parametri di alcuni giorni fa, perché i parametri di questi giorni sono scesi, parametri che noi stiamo monitorando per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto sia in area critica che nelle terapie intensive. Stiamo aprendo maggiore possibilità di ricovero anche nelle strutture accreditate, proprio per continuare in modo particolare a poter offrire un'assistenza sanitaria, in modo particolare ai malati oncologici eccetera, importante. Arrivati probabilmente al picco, ora l'augurio è che insomma il numero di positivi possa iniziare a scendere e di conseguenza possano iniziare a scendere anche le occupazioni negli ospedali. Sì, è vero, è l'augurio che tutti quanti noi ci poniamo. In ogni caso continua tutto il percorso di sensibilizzazione, bisogna continuare a mantenere sempre quelle norme di sicurezza, vaccinarsi, e ci auguriamo tutti che possa scendere questa curva più presto.